Raga, ce l'abbiamo fatta, sono riuscito ad arrivare negativo al tampone di ieri, quindi oggi possiamo finalmente partire per il primo viaggio del 2022. È rimasto tutto in forze fino all'ultimo perché un sacco di gente che conosco è positiva. In questo periodo, con il picco che c'è stato durante le vacanze, ero stra preoccupato. Pensate che è da Capodanno che mi sono chiuso in casa. Ci tenevo tantissimo a fare questo viaggio e sarebbe stato veramente un problema se avessi dovuto annullare all'ultimo, perché mi sarei ritrovato a dover trovare un sostituto di domenica pomeriggio per una partenza di lunedì di mattina, ma ormai non ha più importanza, possiamo partire per la Lapponia. I miei due bagagli a mano sono pronti già da una settimana. Andiamo a Linate. Per raggiungere la regione della Lapponia, nel nord della Scandinavia, il metodo più comune e veloce è ovviamente l'aereo. Ma questo viaggio lo affronteremo in maniera diversa. Arriviamo a Stoccolma, raggiungiamo il centro, passeggiatina, cenetta e poi dritti in stazione centrale, perché stavolta si sale a bordo del Polar Express. Siamo arrivati nella bellissima stazione di Stoccolma, tra poco saliamo sul nostro treno notturno, il Polar Express, che ci porterà fino in Lapponia. Polar Express in realtà non è il vero nome del treno. Siamo noi di Sivola a chiamarlo così perché ti porta fino in Lapponia. Si tratta di un treno notturno che parte la sera da Stoccolma centrale e arriva la mattina seguente a Luleå, in piena Lapponia svedese. È un treno un pochino datato, ma non per questo meno affascinante. Gli orari di partenza e di arrivo sono diversi, come anche le fermate durante la notte e i prezzi. Ma in genere il viaggio dura dalle 12 alle 13 ore, 11 ore per la tratta diurna, sempre escludendo i possibili ritardi che anche in Europa possono capitare. Allora, ragazzi, siamo partiti, stiamo lasciando Stoccolma. Approfitto del fatto che non c'è nessuno in questa cabina per farvela vedere perché sono veramente bellissime. Anche se può sembrare da 4, in realtà sono da 6 posti. Non ho capito questo letto come si gira. Qua ci sono le istruzioni che ti spiegano un po' come fare, però in pratica sono 3 letti da un lato e 3 letti dall'altro. Ci sono un po' di retine per mettere i bagagli anche qui sopra. Pensavamo fosse la scaletta, in realtà è fissa, serve per mettere le valigie e c'è un po' di spazio anche di là vicino al controllo della temperatura che attualmente è impostato su fa un caldo della Madonna. Ci sono le prese elettriche, appendiabiti, il tavolino con questa sbarra che forse utilizzeremo per salire ai piani superiori, un paio di omini, lenzuola, cuscini e coperte sono tutti sui due letti superiori. Il prezzo di una tratta con letto in compartimento misto da 6 si aggira intorno ai 100 euro, ma sono disponibili soluzioni più economiche, viaggiando per esempio con il solo sedile, oppure anche più costose negli scompartimenti privati, con accesso alla doccia, oppure per la prima classe, oltre alla doccia, anche il bagno privato. E ti danno pure la chiave per chiudere lo scompartimento, che in quello da 6 non hai. Che figata è! Con gli asciugamani, ma è gigante, tra l'altro. Strafigo. Ma se viaggiate in gruppo come noi, gli scompartimenti da 6 sono proprio l'ideale. Altrimenti, considerate che potreste finire a dormire con persone che non conoscete. A bordo è anche presente una carrozza-ristorante che noi abbiamo sfruttato solamente per scroccare i tavoli o bere un caffè alla mattina. Non so dirvi cosa si mangiasse a bordo perché quando siamo saliti il ristorante era già chiuso, ma in ogni caso vi consiglio di cenare prima di salire o comunque fare un pochino di spesa prima di partire. Mi raccomando, portatevi l'acqua perché a bordo te la danno in teoria, però è poca e quella dei lavandini non è di certo potabile. Negli scompartimenti trovate assieme al cuscino, la federa, il lenzuolo, il piumone e il copripiumone. Tutto il necessario, insomma, per farvi la dormita più profonda della vostra vita, vi giuro, ho dormito tantissimo e troppo bene su entrambe le tratte. Andata e ritorno, almeno finché la voce del capotreno non mi ha svegliato la mattina dopo. Och vi ankommer Uppsala centralstation om cirka 5-8 minuter. Comunque, aprire gli occhi e trovarsi già immersi nei paesaggi ghiacciati della Lapponia, beh, c'è da dire che ne vale la pena. Ci siamo fermati alla stazione di Boden e pensavo facesse molto più freddo, sono ancora in maniche corte, spero che il treno non parta senza di me, altrimenti è un casino. Poi, io amo i treni notturni perché il viaggio è molto più avventuroso così e non sai mai cosa potrebbe capitare. La stazione di Luleå è il capolinea di questo treno, infatti siamo scesi tutti. Gianni è andato a recuperare le chiavi dei nostri due van e tra poco ripartiamo. Gällivare, Kiruna, med avgångstid 11.16, avgår från spår 2. Ok amici, direi che è arrivato il momento di fare un minutino di pausa per parlarvi dello sponsor del video di oggi. Indovinate?
Esatto, cambli. Avere una pronuncia corretta ti può aiutare in tante situazioni. Una volta ricordo che ero all'interno di un ristorante del Joshua Tree National Park. Ho chiesto alla cameriera di portarmi della still water. La cameriera ha capito della steamed water e mi ha portato una tazza di acqua bollente. Io volevo soltanto dell'acqua naturale. Potete evitare questa e altre gaffe seguendo i corsi che Cambly mette a disposizione. Intanto vi lascio qua sotto come al solito il link per i minuti di prova gratuita, così potete provare con mano il servizio, la piattaforma per seguire le video lezioni in videochiamata dove volete, quando volete, con i madrelingua sempre a disposizione. Minuti veramente gratuiti, cioè la registrazione è gratis, non dovete mettere il numero di carta di credito e non dovete sottoscrivere nessun abbonamento che all'inizio è gratuito però poi ti dimentichi di disdirlo e ti ciulano i soldi. Con il codice Human Safari Wow potete approfittare del 50% di sconto su tutti i piani annuali, così facendo una video lezione di mezz'ora la pagate 5,10€, che è una cifra insignificante se pensate che si tratta di un ottimo investimento per se stessi e il proprio futuro. Unica cosa, la promo è valida soltanto per i primi 50 utenti che utilizzeranno il codice, quindi fate in fretta. Grazie Cambly, buona continuazione del video. E quindi amici, eccoci arrivati finalmente in Lapponia. Quando parlo di viaggi in Lapponia di solito mi viene chiesto: ma quindi sei andato a vedere Babbo Natale? Io rispondo no, perché io sono andato in Svezia, quello è Rovaniemi. Ma scusa, ma io pensavo che la Lapponia fosse in Finlandia. Ecco, molte persone ancora non sanno che la Lapponia non è solo in Finlandia, è in Finlandia, in Svezia, ma anche in Russia e in Norvegia. Questi quattro paesi sono infatti rappresentati dai quattro colori della bandiera Sami. Non si parla quasi mai di Lapponia russa, la Lapponia norvegese ve l'ho fatta vedere andando a Tromso e a Capo Nord, la Lapponia finlandese è quella in cui ho fatto la maggior parte dei miei viaggi, ma dopo che la Finlandia ha chiuso i confini agli italiani, noi di Sivola abbiamo iniziato a spingere la Lapponia svedese, dove ci troviamo particolarmente bene, anche perché i prezzi sono più bassi, ti capita meno di frequente di dire Madonna quanto costa il Nord Europa. I paesaggi, le attività sono le stesse, le cose da vedere e da fare sono tante, ma il turismo è decisamente minore, vista l'assenza di Rovaniemi. Si può anche fare a meno di andare da Babbo Natale. Siamo entrati a pranzare in questo kebabaro consigliato da Gianji, che mi ha anche suggerito il numero 4 del menù. Ve lo faccio vedere tra poco, che comprendeva anche una bibita e ne ho preso una a caso, si chiama Trocadero Zero. Ed è decisamente meglio di quanto... peggio di quanto mi aspettassi. Sento i sapori, è una cosa positiva. Sembra chinotto diluito con sciroppo per la tosse. In Lapponia si possono provare diversi cibi particolari, oltre che molte pizze orribili. Qui per i più temerari c'è anche la fantastica pizza alla banana. Durante questo viaggio ho avuto modo di assaggiare per la prima volta la carne di alce. Vi dirò la verità, non mi è dispiaciuta affatto e boh, potrei anche rimangiarla. Strano, è tipo... È tipo d'epoca, un po' vintage come sapore. Sa di mobilificio, ci sta però. Siamo entrati al ristorante che era giorno, siamo usciti dopo aver finito di mangiare, che è notte. In realtà sono le 3 del pomeriggio. Il paesino che ospita questo meraviglioso e pittoresco kebabaro all'interno del quale ho potuto mangiare l'alce è Gammelstad. Gammelstad è una church town. Di cosa si tratta? Di un villaggio costituito da cottage che si sviluppano tutti attorno alla chiesa, posizionata esattamente al centro, forse perché così fedeli erano tutti equidistanti da Dio, o almeno così dicono in Avengers Age of Ultron. Cottage costruiti da contadini che, dovendo percorrere lunghissime distanze per partecipare alle messe e alle altre funzioni religiose, necessitavano di un luogo in cui soggiornare prima di ritornare alla vita e alle fatiche di tutti i giorni. Praticamente le loro seconde case, invece che farle al mare, le hanno fatte vicino alla chiesa. Patrimonio UNESCO dal 1996, Gammelstad rappresenta uno degli esempi meglio conservati di questa tipologia urbanistica, con testimonianze che risalgono addirittura al 1600. Ed eccoci al Tree Hotel. Adesso andiamo a fare il trekking per modo di dire, che ci porterà fino alle nostre fantastiche stanze. Non vedo l'ora di farvele vedere tutte, ma soprattutto non vedo l'ora di far cadere un sacco di neve addosso a loro. Comunque è pazzesco pensare che adesso ci siano meno 2 gradi, settimana scorsa erano meno 35. Ci siete, raga? E dopo aver fatto cadere tutta la neve dalla foresta, siamo arrivati alle nostre case sugli alberi. Allora, questa qua rossa è il Blue Cone ed è una delle nostre. Scovecchiarla, quindi così scende. Comunque era perfettamente mimetizzato, cioè a momenti non lo trovavo. Che storia. Giri la chiave e inizia a scendere la scala. Poi appena arriva fino in fondo, uno per uno si sale. Sarà molto divertente salire su questa scaletta a microscopo. Madonna, se cado qua, ciao. Allora, aspetta perché devo anche aprire la botola. Sì, sì, c'è l'assicurazione, lo so. Aspetta perché devo aprire la botola ora. E non vedo niente. Madonna, che caldo.
Ok. Aspetta. Madonna, che figata! Raga! Che spettacolo! Ok, vai, salite pure. Madonna, che storia. È piccolino, chiaramente, però che bello. Che figata. Stanotte dormiamo letteralmente dentro un nido. Neanche una casa sull'albero. Un nido sospeso tra gli alberi, fatto interamente di rami. E se non stai attento non lo vedi nemmeno. Ce la fai, zio? Questa qua è la quantità di acqua che abbiamo a disposizione per lavarci le mani, i denti, la faccia, tutto quello che vogliamo. Mentre questo qui è il nostro water, che è un po' particolare. Prima di utilizzarlo bisogna inserire una delle buste che viene fornita qua. Dopo abbassi la tavoletta e vai, fai quello che devi fare, chiudi e schiacci il tasto che fa partire l'inceneritore. Quindi tutti i rifiuti organici vengono inceneriti. Ci metto un pochino, la ventola parte, fa uscire una nuvoletta di fumo da fuori e il water è pronto per essere riutilizzato. È buona educazione mettere una busta di carta quando hai finito, così quello che arriva dopo di te la trova già pronta. No, sono sprofondato. Perché adesso c'è giù la scala, altrimenti non si notava. Madò, non vedo l'ora di vedere come sarà domani mattina. Ecco qui la parte che preferisco, la sauna con tuffo nella neve. Ah, non c'è ancora qua nessuno. Di qua ci sono le altre case sugli alberi. Quello lì è l'UFO, quella lì è la Seventh Room, che è quella un pochino più grande, e questa qui è la Mirror Room, invece, che è quella completamente fatta a specchio. Che storia. E io sono in giro in ciabatte. Secondo me è proprio questo qua il posto più assurdo in cui poter dormire. Cioè, è un UFO sospeso tra gli alberi. Immaginatelo senza la scaletta, perché a un certo punto la tirano su. Però mi sa che vado a salutare i ragazzi di qua. Scivolo garantito. È bellissima questa stanza. Addirittura una rete sulla quale, volendo, ti ci potresti anche sdraiare, tipo domani mattina. Ma anche adesso, perché non fa minimamente freddo. E le luci si accendono automaticamente quando i sensori di prossimità rilevano che sta salendo qualcuno. Permesso. Perché la vostra è così piena di alcol? Cioè, guarda che bagno che hanno loro. Madò, pazzo. È più bello il bagno di casa mia. Mamma mia. Ma avete visto che fuori c'è la rete, sì, su cui... Ah, ok. Ogni tanto si muove. Macchina del caffè, bollitore, mini frigo. Chiaramente dopo ci ritroveremo tutti in questa stanza, perché è quella più grande che può ospitarci in teoria. C'è la cassa. Surry appassionato birdwatching. Perché adesso è tutto illuminato, non si vede, ma in realtà qua c'è la foresta, quindi hai un bellissimo panorama la mattina. Tac. Questa qui è quella un po' più lussuosa. No, è tipo il... Questo qua mi sa che è il montaca... Sì. Schiacci qua. Cioè, che storia è? Oh, siamo caduti in due e non l'abbiamo neanche filmato. Raga, ma nessuno ha filmato la mia scivolata incredibile. Ascolta, camminavi tranquillo. Ho fatto un volo che neanche i calciatori. Mi merito una bella sauna. La sauna è importantissima per la cultura dei paesi scandinavi e in Lapponia funziona così. Si sta dentro abbastanza per far sì che la superficie del corpo raggiunga temperature molto alte, per poi uscire al freddo e al gelo per buttarsi nella neve, dando così una bella botta alla propria circolazione. La sensazione che si prova è fantastica. Non abbiate paura, non temete, tranquilli, non vi ammalate, fatelo e basta. Il tuo compleanno, Ricky? Auguri. Cioè, è buonissima la renna, però io vorrei assaggiare le polpette di alce, visto che oggi è la giornata che ho mangiato l'alce per la prima volta. Scotta? Buono. Sembrano polpette dell'IKEA, però con una marcia in più. Però lo stufato di renna è qualcosa di fenomenale. Che è? Un botto. Non pensavo che stamattina la Lapponia ci avrebbe sorpreso con un'alba così meravigliosa. Il cielo ha un colore pazzesco. Non ho voglia di portarlo giù. Che bello è svegliarsi ed essere già a Narnia. Stiamo facendo una passeggiata a Narnia. Meraviglioso. Aringa, salmone, prosciutto, omelette di salmone, bacon e smoothie.
A questo punto è arrivato il momento di lasciare il Triotel per salire a bordo dei nostri van e percorrere le strade congelate che ci separano dalla località di Kiruna, nel cuore della Lapponia. Oggi comunque il termometro segna meno 10 gradi. Località ideale per svolgere tutte le attività tipiche di questa zona, come per esempio la slitta trainata dai cani, che ti riporta indietro al tempo in cui le motoslitte non esistevano. Però adesso le motoslitte esistono, e quindi perché non farsi un fantastico giro partendo dal lago ghiacciato? Adesso ragazzi siamo carichissimi, perché andiamo a farci un bel giro in motoslitta sul lago ghiacciato all'alba. Il sole sta sorgendo adesso, in realtà non è ancora salito oltre la linea dell'orizzonte, perché l'alba è alle 10:30 in questo periodo dell'anno, 10:30 del mattino, e alle 13:30 c'è il tramonto. Tra poco saliamo sulle motoslitte e iniziamo a sgasare sulla neve. In questo periodo dell'anno le ore di luce sono pochissime, perché praticamente il sole sorge e tramonta insieme. Però se siete abbastanza fortunati da trovare delle belle giornate con il cielo limpido, la Lapponia vi regalerà un'atmosfera impossibile da dimenticare. Guardate che meraviglia le albe dal lago ghiacciato. È stato un po' il protagonista del nostro soggiorno, anche perché la sauna della nostra sistemazione era posizionata sopra al lago ghiacciato. È bellissimo che stasera fa ancora più freddo, ma siamo comunque in giro in mutande. Taglia, taglia, taglia di qua. Madonna che freddo. Dai, di qua, di qua. Potevamo mettere gli scarponi. Io spero soltanto che sia già accesa. E al suo interno aveva qualcosa di unico: una botola che ti permetteva di tuffarti nell'acqua sotto la superficie del ghiaccio, la cui temperatura è prossima allo zero. Potete immaginare la figata dello shock termico. Tanto vado sotto col telefono. Ma il lago ghiacciato è anche la location ideale per allontanarsi dall'inquinamento luminoso e ammirare nelle sere più fortunate l'aurora boreale. E in questo caso posso dire di aver visto l'aurora boreale più bella di sempre, più che altro perché non finiva più, ma ve la faccio vedere meglio nel prossimo video. Zio, è fortissimo adesso, guarda, riusciamo a vederla anche con le luci? Ho la bocca ghiacciata, non riesco a parlare, però raga, il cielo è invaso dall'aurora boreale. Comunque, non dal nostro lago ghiacciato, ma da un altro lago ghiacciato, vengono estratti i blocchi di ghiaccio con cui ogni anno realizzano l'Ice Hotel, un qualcosa che secondo noi è molto più carino a vedersi che a dormirsi, perché le stanze sono letteralmente di ghiaccio, stupende per carità, anche perché vengono curate da numerosi artisti che le arredano scolpendo il ghiaccio, ma l'idea di dormire in una di queste camere non mi ispira più di tanto. Conclusa la visita dell'Ice Hotel, ci spostiamo in direzione nord. Seguendo la strada che porta fino in Norvegia, arriviamo ad Abisko, famosa tappa del Kungsleden, ovvero il sentiero del re, che noi percorreremo per un tratto subito dopo un'abbondante nevicata. Infatti abbiamo fatto abbastanza fatica, però siamo stati premiati da paesaggi fantastici e dalla presenza di orme alquanto strane che non siamo riusciti bene ad identificare. Siamo passati dal cielo rosa a una quasi tormenta di neve. Secondo me tra un po' siamo immersi nel nulla. Andiamo a vedere una cascata che è qua sotto. Comunque qui c'è la cascata ghiacciata sotto il ponte, passa per finire direttamente nel lago. Che spettacolo! Conclusasi la nostra avventura in Lapponia, torniamo in direzione Luleå. Per riconoscerti basta far vedere soltanto il cavo. Ne hai fatta di strada, dal deserto vecchio beduino. Facendo una piccola tappa per vedere il cartello del Napa Piri del Circolo Polare Artico. Voglio provare ad attaccare il mio adesivo. Ed eccoci nuovamente sul treno notturno, sul Polar Express per Stoccolma. Siamo partiti! Ma anche qui le sorprese non sono finite, perché ad un certo punto il buon Ale, guardando fuori dal finestrino una volta partiti, ci dice che vede una luce nel cielo, ed è lì che ci rendiamo conto che l'aurora boreale ci aspetta fuori dai finestrini. Siamo riusciti a vedere l'aurora boreale anche dal treno notturno. Questa davvero non me la sarei mai aspettata. Bene, dopo questa direi che possiamo andare a dormire. Una degna conclusione per un viaggio veramente fantastico. Siamo poi risultati tutti negativi al test che abbiamo fatto a Stoccolma prima di rientrare in Italia. Il cartello massimo 5 persone della clinica dove faremo i tamponi è tenuto su da dei cerotti, così da poter tornare a casa senza rimanere bloccati. I soliti italiani che salgono per ultimi. E ragazzi, spero tanto che questo video tutto Lappone vi sia piaciuto. Vi ricordo che settimana prossima esce il video in cui assaggio il surströmming. Non guardatelo se siete deboli di stomaco,
poco, vi avviso. Intanto vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video fino alla fine. Vi ricordo che lunedì alle 19 ne esce un altro. Vi auguro una fantastica settimana e ci vediamo alla prossima avventura. Quanto è bella la mia maglia di Abisco. Cioè, se guardi l'alba, è molto strana quella nuvola lì. È tipo più luminosa. Cioè, è completamente diversa dal resto del cielo. Ed è apparsa adesso. Qualcuno che mi spiega questo fenomeno? Perché non si sposta, è lì ed è luminosa.